Ciao amici, sono grandi o minuscoli, ripugnanti o affascinanti, possiedono 8 zampe e sono ottimi tessitori. Chi sono? I ragni, ovviamente. Tutti senza eccezione sanno a cosa somiglino queste creature, tuttavia esistono alcune specie che la maggior parte tra noi non hanno mai visto o non ne hanno mai sentito parlare in precedenza. Alcuni sono inoffensivi, ma altri invece sono pericolosi per l'uomo. Se non soffri di aracnofobia, mettiti comodo e soprattutto conserva il tuo sangue freddo. Oggi stiamo per scoprire la vedova nera, il Poecyloteria ornata, il ragno delle banane e molte altre specie di ragno che sono considerate come quelle più velenose del mondo. E se questo video ti piace, non scordarti di cliccare sul pollice blu, iscriverti al canale e attivare la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Si inizia! Il recluso bruno, chiamato anche ragno eremita marrone, è una specie di ragno che proviene dall'America. Nonostante la sua piccola dimensione di meno di un centimetro, è reputato per la sua pericolosità e il fatto che è molto velenoso. Notturno e solitario, questo ragno rimane nascosto in alcuni posti, compreso in qualche angolo della casa, da cui deriva il nome di recluso. Non è aggressivo, soltanto quando si osa disturbarlo invece lo è. In questo caso non esita a mordere e libera in questo modo il suo veleno, che può distruggere le vene e le arterie toccate e provocare talvolta delle infezioni o persino delle necrosi a livello dei tessuti colpiti. Oltre ad essere molto doloroso, il morso di un recluso bruno può anche provocare altri problemi come la febbre, nausee e vomito. Altre complicanze possono apparire come problemi circolatori e insufficienze renali che possono essere fatali. Come parlare dei ragni velenosi senza evocare la vedova nera? Riconoscibile tra tutti grazie alla sua macchia rossa sulla parte posteriore, questo ragnetto, che misura tra 7 e 15 mm soltanto, proviene dall'America del Nord. La vedova nera non è aggressiva, invece il suo veleno è tossico per l'uomo, per questo viene considerato come uno dei ragni più pericolosi del mondo. Se una persona ha la sfortuna di essere morso da una vedova nera, potrà sudare freddo, avere contrazioni muscolari, nausee, variazioni della pressione arteriosa, se non addirittura dei disturbi psichici come allucinazioni, tra le altre cose. Invece, un morso di vedova nera causa raramente la morte se viene trattato in modo veloce ed efficace. Ora stiamo per parlarti del ragno di sabbia, chiamato anche ragno a 6 occhi. Come indica il suo nome, questa specie di ragno può misurare fino a 5 cm e vive nella sabbia, prevalentemente nei deserti africani. Per andare a caccia, la sabbia in cui si infossa gli consente di camuffarsi prima di attaccare la sua preda. Benché attacchi l'uomo soltanto raramente, il morso del ragno di sabbia viene considerato come potente e molto pericoloso da quest'ultimo. Infatti, il ragno di sabbia è una specie molto velenosa perché il suo morso può causare importanti lesioni a livello dei tessuti, così come una rottura dei vasi sanguigni. Inoltre, non esisterebbero antidoti per trattare un morso di questa specie di ragno, quindi è meglio evitare quelle parti del mondo senza guida per evitare un incontro più che spiacevole. Ora, ecco un'altra specie di ragno proveniente dall'Australia, il ragno dei cunicoli, più famoso con il suo nome inglese Sydney Funnel Web. Questa specie viene considerata come una tra quelle più pericolose e più velenose del mondo. Tra l'altro, all'inizio di quest'anno, alcuni specialisti hanno lanciato l'allarme per quanto riguarda la proliferazione di questa specie di ragni in Australia a causa delle condizioni climatiche umide e calde che ha vissuto il paese per questo periodo. E a ragione, il morso del ragno dei cunicoli, specialmente quello del maschio, può essere mortale per l'uomo. Questo ragnetto, dall'addome peloso e dal carapace duro, vive prevalentemente nelle regioni umide, nelle foreste, ad est dell'Australia. Misura tra 1 e 5 cm, se non addirittura di più, e possiede degli uncini molto potenti che gli consentiranno di mordere anche in superfici dure. Difficilmente visibile al buio, a causa del suo corpo nero o bruno, non esita ad attaccare quelli che oserebbero avvicinarsi a lui, e questo solitamente per riflesso. Un forte sudore, nausea, una salivazione importante e convulsioni sono i primi sintomi di un morso di questo ragno. Possono essere seguiti da un'ipertensione, da un'accelerazione del ritmo cardiaco, poi da un'ipertensione grave e da un arresto cardiaco se la vittima non ha ricevuto un'iniezione dell'antidoto. Hai già sentito parlare del ragno topo? No, non è un ragno che ha la dimensione di un topo. Il ragno topo, chiamato anche Missulena, è in realtà un piccolo ragno. Il suo corpo misura di solito tra 1 e 3,5 cm, quindi è un piccolissimo ragno di colore nero, che vive prevalentemente in Australia. Viene caratterizzato da una testa particolarmente imponente, così come da un colore che può variare per le sue mandibole, che vanno dal rosso al nero, passando per l'arancione e il bruno. Lo troviamo generalmente nelle zone semiaride, nelle foreste e nelle zone meno popolate. Il
loro incontro con l'uomo si fa solitamente quando il maschio vaga in cerca di una femmina. Il periodo di accoppiamento dura dalla fine dell'estate all'inizio della primavera. Benché attacchi l'uomo raramente, il ragno topo secerne un veleno potente e molto tossico. Tra l'altro, quest'ultimo può essere considerato come simile a quello dello Sydney Funnel Web, così l'antidoto, amministrato in caso di un morso di quest'ultimo, può essere altrettanto efficace contro il morso di un ragno topo. Prima di proseguire, sai di cosa si compone la seta del ragno? A. Da zuccheri, B. Da proteine, C. Da nylon. Risposta alla fine del video. Conosci il Pecheloteria metallica? Questo bel ragno abbastanza grande di dimensione e riconoscibile da lontano grazie al suo colore blu brillante e i suoi bei motivi, viene dalle foreste dell'India. Ma non lasciarti impressionare dalla sua bellezza, perché è aggressivo e possiede un veleno tossico. Attiva di notte, solitaria, questa specie molto rara preferisce la calma e non esita a mordere se si sente minacciata oppure in pericolo. Può allora secernere un veleno neurotossico che può causare un'infiammazione, dolori muscolari, febbre e nausea. Tuttavia non è mortale per l'uomo. Questa meravigliosa tarantola è purtroppo registrata nel registro delle 100 specie più minacciate del pianeta, stabilite dalla UICN, Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, nel 2012. Ora ecco la tarantola golia, una specie di ragno considerata poco aggressiva, ma di cui il morso può essere pericoloso per l'uomo. Puoi ovviamente immaginare a cosa somiglia questo ragno. E sì, come indica il suo nome, la tarantola golia, chiamata anche Theraphosa blondi, è un ragno grande che può avere la dimensione di un ratto grande, è persino riconosciuta dal Guinness dei primati come il ragno più grande del mondo. Secondo l'entomologo Piotr Naskerecki, questo ragno notturno che vive nelle foreste tropicali umide può pesare fino a 170 grammi e il suo corpo possiede della larghezza di un grande pugno. Per quanto riguarda le sue zampe dotate di graffi, possono misurare fino a 30 cm. E poi, non sai, ma il ragno golia è probabilmente l'unica specie di ragno a far rumore quando si sposta. E non finisce qui. Colui che ha la sfortuna di incontrare questo ragno potrà vivere un'esperienza molto dolorosa, perché per difendersi oppure per attaccare, il ragno golia sfrega le sue zampe posteriori contro il suo addome, il che libera peli urticanti che provocano dei pruriti dolorosi quando sono in contatto con le mucose o gli occhi, per esempio. Le femmine golia hanno un'aspettativa di vita che raggiunge in media tra i 6 e i 15 anni contro i 3 o i 6 anni per i maschi. Il record di età per questa specie è di 28 anni per una femmina da riproduzione. Infine può persino avere un morso molto doloroso con l'aiuto dei suoi grandi uncini che misurano qualche centimetro. Tuttavia, benché possieda un veleno neurotossico, il ragno golia non è mortale per l'uomo. Il suo nome ti può sembrare attraente, ma in realtà il Pecheloteria ornata non ha nulla di carino. Questa specie di ragno temibile vive negli alberi dello Sri Lanka. Si tratta di un ragno gigante, visto che il suo corpo misura 20 cm di diametro, se non addirittura di più. Deve il suo nome ai colori del suo corpo, specialmente le macchie gialle che sono presenti sotto le sue zampe. Aggressivo e velenoso, il Pecheloteria ornata può causare un morso doloroso che può provocare febbre, dolori muscolari, nausee e persino uno svenimento. Per fortuna non è mortale. Il ragno delle banane è, come indica il suo nome, una specie di ragno che si ritrova nelle piantagioni e nei caschi di banane. Questo ragno, proveniente dal Brasile, sarebbe persino più pericoloso della vedova nera. Si racconta persino che sia stato definito dal Guinness dei primati come quello più velenoso del mondo. Inoltre, possederebbe il veleno neurotossico più attivo di tutti i ragni. Una tachicardia, una salivazione importante, disturbi respiratori, una paralisi e persino erezioni dolorose e prolungate nell'uomo sono il risultato di un morso solo di questa specie considerata aggressiva. Non c'è dubbio, il ragno delle banane farà vivere un calvario a quello che avrà la sfortuna di trovarsi sul suo cammino. I sintomi possono persistere durante molte ore e la guarigione può richiedere una settimana. Invece, il morso del ragno delle banane può essere mortale se la vittima non chiama i soccorsi all'istante. E finiamo con un ragno di cui si è spesso sentito parlare in questi ultimi anni sui social a causa della sua presunta pericolosità estrema. Tuttavia questo ragno, scoperto in Cina, affascinerà persino i più grandi aracnofobici grazie al suo fisico mozzafiato. Questo ragno possiede una specie di disco piatto attaccato all'addome con motivi che sono diversi da un ragno all'altro, il che lo fa somigliare a un'opera d'arte. Lo Cyclocosmia ricchetti deve il suo nome alla sua forma particolare. Vive in tane sotterranee, ma è un ragno estremamente raro, visto che è stato visto
visto soltanto una decina di volte dal 2000. Tuttavia, viene considerato come un ragno estremamente pericoloso, se non addirittura mortale a causa del suo veleno, ma a torto. Questo ragno non è aggressivo e non presenta nessun rischio per l'uomo. Nonostante le numerose avvertenze contro questo esemplare che sono state diffuse sui social, sicuramente morde solo per difendersi e il suo morso provoca soltanto un semplice gonfiore e un dolore leggero, se la vittima non soffre di qualche allergia, ovviamente. E a differenza di ciò che è stato detto riguardo questo bel ragno, non è mortale, quindi non c'è nessun motivo di non fidarsi. Erano 10 ragni velenosi che spaventano a morte. Conosci altre specie di ragni altrettanto pericolose come quelle che hai appena scoperto oggi? Lasciaci le tue risposte nei commenti. E infine, ecco la risposta esatta alla domanda del giorno. La seta del ragno non è fatta né con zuccheri né con nylon, ma con proteine. Si compone prevalentemente di una proteina di nome fibroina. È tutto per oggi. Grazie per essere rimasto fino alla fine del video. Ecco due video che potrebbero interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!